San Jacopo, lo stadio del Basilea. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marcheggiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, ciao a tutti. Eccoci pronti ad ascoltare l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Sabia.
Kirikes. La butta in mezzo. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Passaggio in avanti. Cerca spazio. E trova bene il compagno. È riuscito a passare. Prova a giocarla dentro della distanza. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino, giallo, è giallo. Se ne va. Individuale senza successo, però cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Brutto, brutto questo traversone, non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Cercare il compagno in avanti. Si libera la grande. Buon lancio. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Lungo passaggio in avanti. Vuole la profondità. Zagueva. La sua palla recuperata, c'è la palla lunga in avanti, appoggia il pallone largo con eleganza, bella serie di passaggi, prova la giocata nello spazio, palla larga in profondità, può andare alla conclusione, prova il traversone e l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Considerando il risultato dell'andata, questo pareggio va benissimo. Ovviamente devono stare attenti a non rimettere in gioco gli avversari. 0-0 alla fine della prima frazione. Inizia adesso il secondo tempo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Sì, ultimamente sta giocando davvero bene. E il bello, sai qual è? È che le sue prestazioni migliorano partita dopo partita. Evidentemente ha preso anche lui fiducia nelle proprie possibilità e sa di poter avere un ruolo da protagonista in questo sport. Credo che questo ragazzo abbia un grande futuro davanti. E gol! E segnano il primo gol dell'incontro. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E con questo arriva a quota 5 in questo torneo. Cambiare.
fallo, calcio di punizione. Grazie.
filtrante. Riceve un pallone interessante. Effettua un cross dalla tre quarti. In teoria il tempo per segnare un gol c'è, ogni secondo però è prezioso. Sul filo del fuorigioco, lungo passaggio in avanti. Ecco il fischio finale, finisce qui la loro avventura. Dopo la vittoria dell'andata è arrivata la dolorosissima sconfitta di oggi, che li mette fuori dai giochi. Perdere una partita non è un dramma, specialmente se la si gioca con impegno, determinazione, come hanno cercato.